l'idea di questo pomeriggio era quella di presentare, illustrare, far vedere a chi eventualmente non le conosce ancora queste soluzioni, chiamiamole innovative sicuramente per noi, anche se ci sono da diversi anni in altre zone, soprattutto negli Stati Uniti, da dove sono partite fine anni 90, inizio 2000, quindi da tantissimo neanche lì, e che gli anglosassoni chiamano SATS, cioè appunto Sustainable Urban Systems, ovvero sistemi di drenaggio urbano sostenibile, o sistemi urbani di drenaggio sostenibile, così resta l'acronimo SUDS, potremmo anche lasciare. E si tratta di una serie di sistemi, come si vede in questa prima immagine, con vegetazione preferibilmente, per gestire i deflussi di acqua di pioggia lì dove si originano, e questa appunto la gestione in situ, sostenibile, perché appunto si va anche meno possibile, anzi si ripristina il più possibile quello che è il ciclo naturale dell'acqua, il bilancio idrologico di una zona. Io credo che queste immagini le abbiate già viste abbastanza, e naturalmente il problema di esondazioni e alluvioni che conosciamo tutti bene, e conosciamo anche tutti bene quali sono le origini, cioè la progressiva urbanizzazione che ha alterato il ciclo naturale dell'acqua. In particolare riducendo quella che è la capacità del territorio di lasciare infiltrare i volumi di pioggia e aumentando quello che è il deflusso superficiale nelle aree impermeabilizzate, urbanizzate, impermeabilizzate, che viene chiamato runoff. La conseguenza però anche che va in parallelo con la mancata infiltrazione è che c'è anche meno vegetazione, ma meno acqua a disposizione per quell'altro fenomeno altrettanto importante nel caso della gestione in situ localizzata dei deflussi di pioggia, che è l'evapotraspirazione. Quindi il passaggio all'atmosfera nella stessa zona dove l'acqua le precipitazioni cadono, il ritorno in atmosfera sotto forma di vapore. Processo che tra l'altro sappiamo bene è un processo endotermico che richiama calore dall'esterno, un fenomeno endotermico, richiama calore dall'esterno e quindi funziona anche, ed è molto importante per la climatizzazione, diciamo, dell'aria, la riduzione di quella che adesso si chiama isola di calore, quel fenomeno appunto di temperature più elevate a cui assistiamo nelle zone urbanizzate. E lo stesso questa immagine è chiaramente lo stesso, una cosa nota nell'alterazione del regime idrico che si ha nei corsi d'acqua e le conseguenze negative a cui periodicamente assistiamo nei telegiornali e anche molto frequenti purtroppo nella nostra regione, che, come appunto, non sto dicendo niente sicuramente di nuovo per chi è presente, hanno comportato poi dei problemi importanti anche con vittime in alcuni casi. L'approccio è quello appunto di modificare il più possibile questo trend che c'è stato negli ultimi anni, appunto della progressiva cementificazione, urbanizzazione, non considerando l'importanza anche appunto di lasciare infiltrare e gestire nella zona dove cadono le precipitazioni, ma preoccupandosi soprattutto di farla allontanare il più velocemente possibile dalla zona, e si arrangiano quelli che stanno poi a valle eventualmente di dove l'acqua cade. E appunto mi piace riportare molto quell'ombrello rovesciato, perché la soluzione è appunto rovescia, l'opposto di quello che fino adesso si è
pensato è proprio di salvare, anzi è considerare positivo la giornata di pioggia, perché è un momento in cui quest'acqua la posso accumulare e eventualmente la posso invasare e poi far utilizzare dalle piante, con tutta la serie di aspetti e risvolti benefici. Quindi la gestione sostenibile delle acque meteoriche prevede appunto una serie di interventi per mantenere, ovvero ripristinare, il ciclo idrologico naturale, favorendo l'infiltrazione, l'utilizzo da parte delle piante, il ritorno dall'atmosfera in loco col fenomeno dell'evapotraspirazione. È importante anche che con questi interventi si riesce anche in qualche maniera attenuare e migliorare l'aspetto qualitativo delle acque che si infiltrano, in quanto l'infiltrazione in questi siti terreno con piante permette anche di gestire e ridurre gli inquinanti eventualmente presenti nelle acque di ruscellamento. Quindi un'azione di ripristino sicuramente del ciclo naturale e miglioramento qualitativo anche delle acque che si infiltrano e raggiungono poi i corpi idrici. Dicevo, il principio progettuale adottato è quello del controllo delle portate lì dove si originano. Questo è uno schema che è preso da un disegno fatto da uno svedese. Ecco, dicevo, negli Stati Uniti queste soluzioni si sono viste e sono state studiate all'inizio e fine anni 90, e poi sono state sicuramente adottate qui in Europa di più sempre dalle popolazioni del nord Europa. Quindi stiamo vedendo uno sviluppo e un utilizzo di questi sistemi soprattutto in Inghilterra, Svezia. Questo appunto è uno schema fatto da uno svedese che si è occupato di introdurre, di inserire queste soluzioni progettuali nella città di Malmo in Svezia. E il passaggio è stato appunto quello, fa vedere che nella concezione tradizionale si pensava inizialmente appunto a gestire i quantitativi di acque, allontanarli più velocemente, quindi le soluzioni che conosciamo. Poi cominciare a pensare che è bene anche che la soluzione che studiamo sia eventualmente in grado di migliorare, di gestire un po' il discorso della pulizia di quest'acqua dagli elementi inquinanti eventualmente presenti, fino alla soluzione, alle soluzioni più interessanti da un punto di vista ambientale, che prevedono l'inserimento proprio della vegetazione a sostegno di questo progetto, che tra l'altro anche apporta un'interessante valenza ambientale ed estetica. Le strategie di progettazione sono quelle soprattutto appunto di cercare di far infiltrare, con soluzioni che adesso vedremo estremamente semplici, il deflusso lì dove si origina, magari suddividendolo in corpi, in volumi inferiori, minori, cercare il più possibile di preservare aree che hanno già una vegetazione e suddividere il deflusso, come avevo detto, e lasciarle, farle infiltrare in modo da trattare i carichi inquinanti. Qui abbiamo già cominciato a vedere delle soluzioni, tra le quali forse quelle che sono attualmente più conosciute ci sono i tetti verdi, ma vi sono, come vediamo invece a destra, delle soluzioni progettuali ancora più semplici, che non sono altro che delle aiuole appositamente create per far infiltrare meglio l'acqua che arriva magari da un pluviale, da una grondaia, da un tetto o, come vedremo, da un camminamento.
Questi interventi li vedete qui elencati, alcuni fanno parte di una progettazione già attuale che prevede il cosiddetto calcolo nelle zone urbanizzate per l'invarianza idraulica, quindi per esempio lastricati, pavimenti porosi, i green block che si possono usare nei parcheggi, fasce comunque infiltrate, trincee di infiltrazioni, serbatoi per la pioggia. Ecco quello che vedete, dice prima parlavamo con il comune, i pozziari, dei pozzi di conghiaria per far infiltrare l'acqua in maniera localizzata. Però come dicevo prima, è interessante se riusciamo in queste soluzioni a abbinare anche la vegetazione, proprio per la valenza ambientale ed estetica in più che la vegetazione riesce a dare. Ed ecco, io ho riportato qui e vi illustro un po' brevemente con alcune soluzioni per capire quanto anche semplice possa essere l'inserimento di queste in realtà urbanizzate, quindi di città o periurbane, comunque dove è stata o si sta effettuando una impermeabilizzazione in generale delle superfici. Queste prime soluzioni interessanti sono quelle che vanno sotto il nome di bioretention, che può essere tradotto come bacini di bioritenzione. Non immaginiamoci però, come vedete in questa immagine, che siano per forza veramente dei bacini, ma possono essere anche considerate delle soluzioni abbastanza piccole, come un'aiuola o addirittura una fioriera che va a intercettare l'acqua di un pluviale, di una grondaia che esce dal tetto. Quindi in questo caso le vediamo in sezione, non si tratta altro di cambiare, l'idea era come l'ombrello rovesciato, no? Fino adesso si pensava di fare delle aree con vegetazione con la baulatura in modo da allontanare più velocemente possibile l'acqua anche dalla parte con vegetazione, invece no, vado volutamente a creare questa depressione, no? L'ombrello rovesciato che favorisce all'acqua, favorisce l'infiltrazione dell'acqua in una zona che magari dove vado anche a sistemare un attimo il terreno sotto in modo da favorire il più possibile l'infiltrazione, perché se questa viene creata in un terreno che è tendenzialmente piuttosto pesante, argilloso, rischio di creare invece una pozzangherone, non è quello l'idea di un bioretention, ma è quello proprio di favorire l'infiltrazione verso la falda. Ho tralasciato in premessa tutti i discorsi, perché ho dato quasi per scontato, non essendo questo il primo incontro che è stato fatto su questi argomenti, del problema dell'urbanizzazione, e adesso mi veniva in mente, non ho detto che magari la mancata infiltrazione ha comportato, oltre all'ingrossamento improvviso di corsi d'acqua, allagamenti, rigurgiti in strada perché la rete di drenaggio non ce la fa ad assorbire tutti quei volumi in eventi piovosi intensi, ma anche la mancata infiltrazione ha portato all'abbassamento in tante zone della falda che non viene in quelle zone più alimentate, con problematiche legate magari anche alla vegetazione che era lì presente, perché spesso la vegetazione, alberi eccetera, prelevano l'acqua direttamente dalla falda. Quindi favorisco l'infiltrazione anche cercando di alimentare, comunque ritornare all'alimentazione naturale delle falde sotterranee. E qui cominciamo a vedere delle soluzioni che, come vedete, magari vanno a modificare l'esistente semplicemente con dei tagli nei cordoli lì dove erano stati fatti, perché era stato fatto un parcheggio. L'idea, come vediamo in basso a destra, l'idea anche nel parcheggio di solito allontanare più velocemente l'acqua, giustamente, però la si fa andare generalmente nel classico, nella classica cavictoia, nel classico tombino. Invece vedete che lì il tombino è messo praticamente in centro dell'area. Allora, taglio del cordolo, favorisco l'ingresso dall'area
che era impermeabilizzata, pavimentata, e in un'area anche lì con questa leggera concavità dove si può accumulare negli eventi di pioggia. Inserisco delle piante, qui vediamo una serie di piante erbacee, possono essere comunque anche piccoli alberi. Naturalmente devono essere, adesso lo rivedremo, piante che resistono a condizioni però temporanee, devono essere sempre temporanee, non ci dobbiamo aspettare che un'area di rain garden, di bioretention, sia normalmente con l'acqua, ma anzi normalmente tende ad essere asciutta. Le piante quindi che devono essere scelte devono essere in grado di sopportare dei periodi di un giorno, due giorni, magari anche di terreno saturo, però ancora di più devono essere in grado di sopportare condizioni di siccità, perché chiaramente se vado a mettere delle piante che stanno bene normalmente con l'acqua, però che soffrono la siccità, ecco che allora vuol dire che devo intervenire per forza con irrigazione eccetera, la sostenibilità viene anche un po' persa. Invece devono essere aree che una volta perlomeno che la vegetazione si è insediata completamente si dovrebbero gestire da sole anche nei momenti di più siccità. E in questo caso vediamo tutte soluzioni che intercettano l'acqua che arriva da strade o marciapiedi, potrebbero anche intercettare l'acqua da, lì vediamo una grondaia, un pluviale. Il pluviale viene invece di andare sottoterra, resta lì, può essere messa una curva cosa che va a scaricare l'acqua in questa, diciamo, aiuola così confezionata. Qui vediamo per esempio degli interventi nella città di Portland, ne hanno fatti diversi, quindi in situazioni esistenti sono andati a togliere una parte di cemento, di lastre che erano presenti, inserendo invece delle piante. Qui vediamo altre soluzioni e si vede anche bene come quella in basso, di nuovo un posteggio, una strada, come quella in basso a destra, dove si vede anche proprio quel cordolo lì è stato tagliato. Quindi un intervento veramente molto semplice di una situazione esistente, taglio il cordolo, chiaramente risistemo comunque l'aiola in maniera tale che questa si lasci infiltrare bene dall'acqua. E eventualmente tutto quello che non riesce ad infiltrarsi, allora lì metto un troppo pieno che va a scaricare sulla rete di drenaggio. Però la maggior parte degli eventi piovosi e la maggior parte dei volumi li gestisco in situ con la mia area di bioretention, l'aiuola e il rain garden. Questo invece è proprio una vera e propria, un vero e proprio aiuolo, un vero e proprio giardino. Anche qui vediamo che è semplicemente una sistemazione diversa eventualmente dell'esistente, proprio per sfruttare al massimo l'acqua di pioggia per irrigarmi. Ecco qua vediamo proprio delle piante, per esempio quelle gialle, i fiori gialli sono molto resistenti a queste condizioni sia di siccità e la rudbeckia. E noi adesso ne abbiamo anche provate da noi, sono piante che resistono meglio bene a siccità e condizioni di allagamento, così gli amerocalis che si vedono. In questa slide invece vi ho riportato sempre, sono vari casi statunitensi dove giustamente lì poi si coinvolge il più possibile la popolazione, si coinvolgono il più possibile i bambini, i ragazzi, ecco che l'inserimento di queste strutture in aree pubbliche, in scuole, dove è possibile anche parallelamente far crescere proprio la consapevolezza di come la gestione dell'acqua sia estremamente importante per il territorio e per le persone. E quindi una soluzione, delle soluzioni condivise. In quest'altro, nel riquadro centrale, appunto, vengono indicate tutti i benefici, che è quello anche appunto mantenimento della biodiversità, magari di una certa fauna, fa vedere le farfalle di solito, no? Che quindi vanno a popolare queste soluzioni, il riciclo e la conservazione dell'acqua e anche dell'energia, perché
Ecco, giustamente spesso abbinato allo scarico così veloce, magari in certi ambienti, di questi volumi di deflusso, c'è anche un consumo energetico di pompe che devono essere messe a funzionare. In questa immagine, ecco, viene evidenziato il discorso che vi dicevo delle piante, come nelle zone soprattutto laterali sia le zone che tendono a essere sempre piuttosto secche, quindi è importante la selezione delle piante, considerando come la vegetazione si può trovare in condizioni più umide nella parte centrale e più asciutte nella parte più esterna. E le piante che possono essere scelte però sono tantissime, tantissime piante proprio di tipo ornamentale, ma che sono molto adatte nei nostri ambienti, piante naturalmente anche erbacee perenni autoctone, ce ne sono, per esempio noi abbiamo anche messo della saponaria presa dai fossi che poi dentro Rain Garden si è sviluppata, anzi diventando quasi infestante, fa una bellissima fioritura rosa lo stesso, cioè si possono anche utilizzare piante locali oppure ornamentali di tipo arbustivo o anche arboreo. In questa immagine ho riportato l'altro tipo di bioretention, lì dove, diciamo, quello con dreni, il cosiddetto con dreni, lì dove le condizioni non permettono un'infiltrazione nella falda. Questo può succedere in certi posti, magari perché la falda è già di per sé piuttosto superficiale. Ecco che lì sotto comunque si può prevedere uno stato di ghiaia con dei dreni e un allontanamento dell'acqua verso la rete di drenaggio. Però intanto l'ho fatta prima, infiltrare in questa zona, utilizzare eventualmente delle piante, solo quello che è in più poi lo allontano con dei dreni. Possono anche essere, ho inserito questa slide perché è sì una fascia tampone, è una fascia tampone più ornamentale, quindi sempre in ambito urbano, periurbano, e pensare di fare una fascia tampone che sia ancora, da un punto di vista estetico, ancora più piacevole, perché no, insomma, anche questa è una soluzione. Depressioni inerbite, anche questa è una soluzione molto semplice, lì dove voglio per esempio ridurre al massimo la manutenzione e inserire semplicemente dell'erba, quindi ritorniamo al vecchio fosso, insomma, con un po' di erba. Sempre vedete però la soluzione è: c'è acqua durante gli eventi piovosi più intensi, ma se no l'acqua non c'è e la faccio infiltrare. Idem per queste che vengono chiamate le trincee di infiltrazione. Questa è un esempio che abbiamo trovato l'anno scorso, avevo andato con gli studenti a Berlino, qua a Potsdam, è un parco alla periferia di Berlino, dove hanno fatto questa specie di trincea con anche le briglie, quindi sembra quasi un torrente di montagna, in realtà è un fosso che riceve l'acqua. Ecco qua ho fatto la foto, il tombino che c'era in fianco al percorso pedonale ciclabile butta l'acqua dentro questo fosso che ha piante esternamente, nella parte centrale c'è della ghiaia. Quello che non riesce a gestire questo fosso, poi alla fine c'era una specie di laghetto anche molto bello, vabbè, con delle soluzioni poi diciamo da un punto di vista progettuale architettonico molto belle, molto piacevoli. Naturalmente qui se si mettono insieme quelli che sanno un po' più gestire l'acqua, quelli che sanno meglio, che conoscono meglio le piante, con gli architetti che ci mettono anche qualcosa di loro, possono venire fuori, ecco, delle soluzioni estremamente belle e piacevoli. Questa è un'altra soluzione interessante sempre per area urbana, e sono delle soluzioni che vengono anche già vendute come dei box, questo sistema, per esempio il Filterra, uno lo può, se lo può anche chiavi fare, chiave in mano, ecco, inizialmente è lo stesso, vedete che praticamente c'è una, ecco, lo vediamo così com'è da fuori, no? Favorisco l'infiltrazione, c'è un po' di terra, però nello stesso tempo c'è una specie di troppo pieno, solo quello che non si riesce ad infiltrare e non viene gestito lì localmente va a finire nella rete di drenaggio. Quindi è una soluzione
è una soluzione, ecco, è multipla. Questi sono i tetti verdi e volutamente ho messo una serie di immagini che però danno secondo me degli spunti interessanti fin dove si può arrivare. Allora, la prima soluzione è quella con il fotovoltaico, e dicono che l'abbinamento tetto verde e fotovoltaico è ottimale proprio per una massimizzazione del rendimento dei pannelli fotovoltaici. Però ecco, si può anche trovare delle soluzioni costruttive particolari che sono poi di impatto, perché la cuccia del cane con un po' di sedum sopra chiaramente è così una soluzione per vedere come anche nel veramente piccolo, qua c'era nella riunione prima Giustino Mezzanira, la goccia me la gestisco anche io, e anche la pensilina della fermata dell'autobus la trovo estremamente simpatica. Qua chiaramente siamo in zone più a nord dove magari è più facile puoi mantenere questa vegetazione, quello è in Norvegia, e lì insomma il tetto verde, beh, quello con le capre è anche interessante, il tetto verde in cui poi è cresciuto ormai di tutto, addirittura gli alberi, che immagino che poi abbiano messo radici sotto, però ecco cosa può essere, lasciando lì naturalmente cosa può crescere. Ci sono infatti soluzioni di tetto verde diverso, che si va dalle soluzioni più costruite come generalmente le intendiamo noi, a quelle più naturali possibile, nel senso che prevedo sempre una stratigrafia del tetto verde naturalmente impermeabilizzante, però poi ci metto semplicemente la terra con livelli diversi e lascio crescere quello che vuole crescere. Dove c'è poca terra si svilupperanno certe piante, dove ce n'è di più si svilupperanno altre. Ecco, io qua ho riportato le stratigrafie, ne vengono previste di diverso tipo, generalmente è interessante questa soluzione, per esempio alcune le stiamo provando noi, adesso vi faccio vedere altre immagini, perché in realtà si possono pensare di utilizzare sistemi e materiali diversi, anche questi diciamo più tecnici, queste soluzioni più tecnologiche. E noi per esempio in dipartimento stiamo provando soluzioni diverse, abbinando substrati di coltivazione diversa, strati di drenaggio diversa e piante, vegetazione di tipo diversa, per vedere quale dei nostri ambienti ci gestisce meglio i nostri normali volumi di pioggia, le nostre normali precipitazioni. E ricordiamo che il tetto verde appunto attualmente gode ancora del contributo statale del 50%, come fosse un'altra soluzione di isolamento termico, perché chi è dell'associazione del verde pensile, cosiddetta l'IVEP, è riuscita a far passare al ministero prima di tutto questa idea che il tetto verde è un grande buon isolante termico, e noi però poi diciamo anche ci gestisce in maniera razionale bene i deflussi di pioggia, però per il fatto che è un buon isolante termico, e questo non si è visto, ci sono state varie sperimentazioni, c'è questa possibilità di avere un contributo. Qui vediamo una serie di stratigrafie e possono essere utilizzate piante diverse anche con degli elementi già preconfezionati, per esempio vengono venduti anche dei moduli già vegetati, o piante per esempio di tipo arbustivo che possono essere inserite in tetti verdi, fatte crescere apposta in delle specie di piastrelle che sono solo 3 cm, quindi le radici sono già predisposte di queste piante, di questi arbusti, per essere poi facilmente inseriti in tetti che hanno un substrato di coltivazione abbastanza limitato. Questo è un sistema che è proposto proprio da una ditta italiana di Faenza, la Polyflor, il sistema Machis, che è stato tra l'altro installato nel tetto verde che è presente nella, non so chi è riuscito già a vederlo, all'orto botanico, l'ampliamento dell'orto botanico di Padova, che prevede una gran bella serra, ma in fondo c'è anche un edificio che è centro congressi, laboratori, eccetera. Il tetto
L'idea iniziale era di mettere semplicemente il sedum, e poi ho convinto l'architetto Strapazzon, che ha seguito questo progetto, di mettere qualcosina di più dei soliti sedum, visto che appunto poi si trova nell'orto botanico, e quindi sono state inserite una serie di piante arbustive proprio con quel sistema Matisse. E noi appunto, dicevo, il Dipartimento Territorio Sistemi Agroforestali sta facendo da qualche anno delle sperimentazioni su tetti verdi. Prima siamo partiti analizzando dei tappeti erbosi, è una soluzione sempre un po' difficile però per un tetto verde da noi, perché prevede una manutenzione piuttosto spinta il tappeto erboso, e farla sul tetto, andare a fare gli sfalci eccetera, non è più di tanto consigliato. Però è anche vero che ci sono soluzioni. Io ho visto per esempio delle pine, non mi ricordo di chi, di quelli famosi in Toscana, progettati da Piano, in cui c'è tutta una soluzione, c'è proprio un taglio che si vede nella collina, che è l'ingresso della collina, e le cantine sono tutte sotto collina con tetto verde in tappeto erboso, però in quel caso lì si può entrare esternamente. Ci sono varie soluzioni di questo tipo. Nel tetto più tradizionale chiaramente è molto difficile. Noi appunto, come dicevamo, stiamo provando piante diverse, li abbiamo chiamati questi dei microcosmi. Non avevamo grandi spazi e grandi finanziamenti a disposizione, e quindi abbiamo ricreato in delle cassette, che sono circa mezzo metro quadro, dei mini, dei microcosmi di tetto verde con soluzioni diverse di piante, di vegetazione, di sistemi di substrato di coltivazione. Soprattutto stiamo cercando di confrontare questa, che è la classica utilizzata in Italia, che utilizza l'apillo essenzialmente ottenuto da delle cave in genere in centro Italia. E da quest'altra soluzione, che viene utilizzata in altri paesi, non in Italia, in cui c'è sì un po' di lapillo, ma c'è anche il laterizio tritato di riciclo. Sembra una soluzione molto interessante quello di poter utilizzare del materiale riciclato, e anche poi utilizzano compost, cioè materiale un po' di riciclo, per fare un substrato di coltivazione che tra l'altro ci sta dando dei bei risultati, nel senso che le piante stanno crescendo meglio. Idem stiamo provando sistemi di drenaggio sotto di tipo diverso, anche in laboratorio, che abbiamo fatto un simulatore di pioggia per vedere appunto, simulare eventi di precipitazione nei nostri ambienti. I primi risultati che noi abbiamo avuto è che questi sistemi qua riescono a gestire tranquillamente, senza quasi aver deflusso, gli eventi di pioggia normali. Con gli eventi di pioggia, con tempo di ritorno che abbiamo fatto di 30 anni, quindi diciamo quelli più intensi, gestiscono una grande quantità, dopodiché a un certo punto, se continua a piovere così, cominciamo a avere il drenaggio. Però intanto sicuramente l'effetto cosiddetto di laminazione e di gestione in situ del deflusso è molto molto importante, anche da questi che sono poi dei tetti verdi estensivi, quindi con è una stratigrafia che prende una ventina di centimetri, con un peso circa a saturazione di 200 kg per metro quadro, è tutto compatibile con quelle che sono le caratteristiche che un solaio insomma deve avere. E un'altra soluzione che stavamo provando è questa, una specie di laghetto impermeabilizzato che riceve l'acqua da una superficie impermeabilizzata della nostra, diciamo, ex facoltà, il sito di Agripolis, che è poco più di 2000 metri quadri. E anche qui l'acqua viene tutta convogliata in questo laghetto, dove sono state messe delle piante con questi elementi flottanti, che quindi per me non sono piante per forza acquatiche. Ma sono piante che praticamente vengono coltivate quasi in idroponica. Le radici vanno poi nell'acqua e hanno un importante effetto di fitodepurazione. In questo caso la nostra acqua non era così sporca, ecco. Potrebbe anche esserci un problema di questi deflussi che hanno sostanze inquinanti e che le piante riescono a trattenere proprio nella loro vegetazione, e quindi sottrarle poi alla rete di drenaggio. E poi questo è il rain garden, anzi sono due, sperimentale. Vedete la bella vegetazione durante il periodo estivo, che ormai da
4 anni circa stiamo provando e abbiamo visto che stanno funzionando bene. E noi abbiamo fatto 2 rain garden di dimensioni diverse per capire più o meno quanto grande deve essere il rain garden rispetto alla superficie pavimentata. E abbiamo visto che un rapporto 1 a 10, cioè fare un decimo della superficie, per esempio del tetto, in questo caso vedete che ci sono quei pluviali che sono stati deviati, prima andavano direttamente sotto, diritti nella rete di drenaggio, sono stati deviati, in quel caso lì fatto convogliare in un sistema di misurazione delle portate, insomma un po' più complicato perché dovevamo anche capire quant'acqua gli arrivava effettivamente, però abbiamo visto che il rapporto 1 a 10, quindi un decimo del tetto, fare un rain garden grande un decimo per esempio di un tetto, di una superficie quindi completamente impermeabile, è più che sufficiente per far infiltrare praticamente quasi tutti i volumi degli eventi di pioggia, anche quelli molto intensi. Queste sono le fasi di creazione che prevedono appunto uno scavo e un miscelamento con sabbia, lì dove il terreno, com'è qua da noi a Legnaro, è piuttosto pesante, argilloso, limoso e quindi non consentirebbe di avere una buona infiltrazione immediata. Qui era la fase di allestimento. Ecco l'ultimo, volevo farvi vedere 2 realizzazioni non sperimentali ma fatte, una questa a Padova, dove c'era questo problematico in un parco di Padova di recente costruzione, però evidentemente non fatto proprio benissimo e con eventi di pioggia intense si aveva sempre nei camminamenti degli allagamenti che restavano lì anche per qualche giorno. L'idea è stata appunto quella di applicare questi concetti che dicevamo, l'ombrello al rovescio, e quindi scavare e creare un'aiuola in depressione. È stato poi anche messo un pannello esplicativo per far capire insomma che cos'era quella roba. E questa è una soluzione, è la situazione praticamente il giorno dopo l'evento di pioggia un po' intenso in cui c'era ancora acqua stagnante, non dovrebbe esserci, ma in questo caso qui c'è a 60-70 centimetri lo strato piuttosto impermeabile, non si poteva fare altro, ecco. Questa dovrebbe essere la situazione che dura soltanto per qualche ora, dopodiché l'acqua deve essere del tutto infiltrata, perché chiaramente una situazione che permane così in ambito cittadino ci dà poi degli altri problemi, no? Di zanzare, cose. Quindi la popolazione non vorrebbe mai avere, la prima cosa che pensa è ma dopo mi vai a creare zanzare. No, il rain garden, ripeto, che può essere una soluzione costruttiva abbastanza semplice, tipo anche fioriera, deve essere che fa infiltrare l'acqua e quindi non restare in superficie, anche se magari può essere carino lo stesso da vedere. E questa è l'ultima slide che avevo riportato, invece è una soluzione di rain garden che è stata fatta in fianco alla Romea, una stazione di servizio in fianco alla Romea, in zona vicino all'abbazia di Pomposa. E la stazione di servizio, che era chiusa a causa di fenomeni di allagamento continui quando pioveva, non è una zona dove piove tantissimo, però ogni volta che pioveva lì si allagava, non potevano scaricare nella rete di drenaggio comunale perché il comune non glielo permetteva, non potevano scaricare nei campi limitrofi, avrebbero avuto, ma non glielo lasciava fare il consorzio, e la soluzione, l'unica soluzione che fino allora avevano trovato, per cui però non stavano facendo niente, proprio per questo, era di fare una servitù di passaggio, quindi una canaletta che arrivasse fino a circa 2-3 km più in là, dove c'era un fosso consortile dove si poteva scaricare, con necessità di fare servitù di passaggio a costi piuttosto elevati per la società che gestiva quest'area di servizio. E la soluzione è stata trovata da un mio studente che, avendo conosciuto questo, ha proposto al papà, che era dentro la società che gestisce questi IP, questa serie di IP, ha detto perché non fare un intervento di questo tipo, intervento quindi rain garden che è stato abbinato a un sistema di trattamento classico, perché
il comune, per dare l'ok, voleva che comunque ci fosse la back scan, i MOF, il trattamento prima pioggia, eccetera, però da lì poi va su una vasca con una pompa, in questo caso, e che lascia, ecco, è stato messo tutto intorno, perché naturalmente essendoci una pompa che scarica, c'era un po' il problema che col tempo si creasse naturalmente una zona di erosione lì dove c'è la pompa che scarica, allora è stato messo tutto un tubo di drenaggio, quindi fessurato tutto intorno, e quindi la pompa scarica tutto in questa bella area dove sono state messe degli arbusti e delle piante erbacee, soprattutto qui ci sono più arbusti, e questo ha funzionato tutto l'inverno tranquillamente. Devo dire che lì c'erano già per esempio terreni sabbiosi, quindi non abbiamo dovuto mettere sabbia, se non abbiamo solo aggiunto del compost, perché essendoci poi piante lì, quindi è stato miscelato per un 40 cm con del compost e poi viene messo sopra del diaino, che ha un effetto pacciamante, anzi c'è anche un telo pacciamante però che lascia infiltrare, e del diaino, che per evitare il più possibile anche poi la crescita di infestanti eccetera, quindi ridurre al massimo la necessità di manutenzione.